Bianchi, come mai avete coinvolto i medici di base della provincia di Bergamo? La volontà è stata essenzialmente per fornire un servizio al donatore che gli consenta di poter essere visitato e quindi fare la visita periodica, annuale, piuttosto che ai nuovi donatori che vogliono avvicinarsi all'Avis per tramite di un medico che sicuramente conosce meglio di Avis il proprio paziente o curante, in quanto questo consente appunto di essere vicino alla propria abitazione, a casa propria, con una persona a lui conosciuta. Quindi l'idea è stata proprio quella di dire chiediamo la collaborazione ai medici per far sì che mettano a disposizione del tempo loro e fornendogli uno strumento che è il nuovo sistema informatico realizzato da Avis Provinciale che viaggia sul web in modo tale da poter portare direttamente a casa del medico e del donatore l'Avis. Quindi l'idea è stata questa, di esternalizzare la funzione di Avis per tramite delle nuove tecnologie. Questo consentirà al medico di poter usufruire anche di alcuni servizi che il sistema informatico di Avis mette a disposizione, per esempio quello di consultare gli esami ematologici effettuati al donatore direttamente dal proprio terminale, semplicemente utilizzando la chiave d'accesso che Avis Provinciale darà e naturalmente con tutti i sacri crismi riguardanti la privacy. Io vorrei sottolineare che a questo progetto, oltre ad Avis che ha creduto molto, c'è stato anche l'ASL nella persona del direttore generale, la dottoressa Azzi, che ha appunto creduto molto in questo progetto e ha voluto anche lei insieme a noi proporlo ai propri medici di base, in quanto questo sicuramente crea, oltre che interconnessione, interscambiabilità tra le funzioni Avis e ASL, crea anche quella cultura del dono che sempre di più si vuole andare a instaurare e innescare anche nelle giovani generazioni. Quindi la ringrazio molto lei e soprattutto vorrei da subito ringraziare quei medici che in qualche modo si rendono disponibili a questo gesto di volontariato anche nel loro essere medico e nel loro operare quotidiano.